Celebrata anche a Pescara la giornata del 25 aprile ed il 77° anniversario dalla liberazione, in piazza Garibaldi si sono ritrovate questa mattina alle 10 le massime autorità civili e militari per la celebrazione solenne. Il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, dopo aver passato in rassegna i rappresentanti dei corpi schierati, dopo l'alzabandiera affiancato dal sindaco Carlo Masci e dal vicepresidente della provincia Giorgio De Luca, ha deposto una corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti militari e civili di tutte le guerre. La novità di quest'anno della festa del 25 aprile qui a Pescara è la presenza degli studenti, ma una presenza non meramente passiva o ricettiva, ma una presenza attiva. Ho voluto fortemente che gli studenti si rendessero protagonisti di un messaggio. Non avevo sentito i loro discorsi, né li avevo letti, devo dire che sono stati bravissimi e questo ci fa sperare per il futuro. Quello di oggi, come ha ricordato il Presidente Mattarella, assume un significato particolare per ricordarci che i valori della libertà, dell'indipendenza, della lotta contro ogni totalitarismo sono i valori fondativi della nostra Repubblica, della nostra democrazia. Dobbiamo essere bravi a preservarli quotidianamente e, come dicevo poc'anzi, è fondamentale che questi valori si rinnovino ogni giorno nelle giovani generazioni. Allora la loro presenza, non come normalmente avviene nelle cerimonie istituzionali, meramente passiva, ma da protagonisti attivi, penso che sia l'aspetto da segnalare. Il sindaco Carlo Masci ha ricordato come il messaggio di pace oggi sia più che mai attuale. La libertà è un concetto che noi pensiamo di avere acquisito per sempre, invece ogni volta ci rendiamo conto che non è così. La libertà è sempre messa in discussione e dobbiamo difenderla ogni volta, come i nostri nonni, i nostri padri l'hanno difesa nel 1945, come oggi la stanno difendendo i combattenti ucraini che combattono per la loro terra, e come dovremo fare ogni volta tutti quanti noi e chiunque tenga la propria terra, la libertà, la democrazia, la giustizia, la legalità in ogni momento della nostra vita, non soltanto in queste ricorrenze, ma ogni giorno comportarci in maniera tale che la libertà veramente sia un afflato che prenda tutti quanti noi in ogni momento. Alla cerimonia ha partecipato anche una rappresentanza degli studenti del liceo classico Gabriele D'Annunzio, del liceo scientifico Galileo Galilei, dell'istituto tecnico Tito Acerbo e dell'istituto alberghiero De Cecco.